la mia review di oggi sarà sui lead pop della Clinique, quindi i nuovi ombretti di Clinique, che hanno questo motivo come il loro blush con questo fiore, che penso sia una margherita ma non sono sicura al 100%. I colori usciti sono 7, Clinique li definisce in un modo particolare perché sono ombretti sheer, quindi trasparenti ma vibranti. Il che secondo me è un pochino quasi un controsenso, perché di solito se sono molto trasparenti non possono essere anche vibranti. I colori che ho scelto io sono questi due. Ci abbiamo il numero 10 che è Grape Pop, quindi un color grape, aiutatemi, uva. E il numero 05 Willow Pop. Willow non so cosa sia, comunque è un color tipo oliva dorato. Questo è Grape Pop, senza sotto nessun tipo di primer, come potete vedere è piuttosto trasparente, non si nota tantissimo come colore, e diciamo che è un color viola lilla molto chiaro, che però potrebbe fare un brutto effetto tipo botta. Questo invece è Willow Pop, che come potete notare è leggermente più pigmentato, si nota un po' di più il colore, e c'ha dei bei riflessi dorati all'interno che si vedono quando si muove la mano, o comunque gli occhi, quando si mette sugli occhi. Questi sono i due colori applicati con il primer, come potete vedere il colore risulta molto più vibrante e più pigmentato. Andiamo a mettere sugli occhi, metto sotto un velo di primer, perché senza primer non vi consiglio di mettere, perché il colore tende a venire via da pochissimo e già è molto chiaro. Se poi va anche nelle pieghe l'effetto è proprio brutto, quindi per forza mettere sotto un po' di primer. Questi due colori non c'entrano niente tra di loro, però li vado a mettere comunque sugli occhi. Il risultato cromatico non sarà dei migliori, perché non farai mai un abbinamento così. Vado a mettere prima Grape Pop con un pennello piatto per cercare di avere un colore un po' più intenso. E sono un po' polverosi, come potete vedere. Sfumo leggermente la parte esterna. E poi applico Willow Pop nella parte un po' più esterna. Lo applico in un modo abbastanza intenso, poi lo vado a sfumare col pennello da sfumatura. Ne applico ancora un po' per cercare di renderlo un po' più intenso. Diciamo che più di un... cioè non è che diventi mai intensissimo come colore. E purtroppo quando si vanno a lavorare, quindi quando si vanno leggermente a sfumare, tendono a diventare un po' più maddi, un po' più fangosi. Questo è il risultato. All'interno ci sono 2 grammi di prodotto, purtroppo non c'è scritto su questa confezione quanto durano dopo l'apertura, magari c'era su quella di cartone ma l'ho buttata via un mese fa quando li ho comprati, quindi non so quanto durino, però probabilmente dureranno dai 12 ai 18 mesi minimo. E non so se ho detto prima, il prezzo è di 20€, 20,50€ secondo dove lo prendiate. Il mio voto quindi per questo prodotto è rullo di tamburi, 6-, gli do 6-, perché a me non sono piaciuti in quanto sono troppo trasparenti per i miei gusti, soprattutto una volta sfumati. Diciamo che non è che siano brutti, infatti non è che siano un flop completo, però come potete vedere non sono niente di particolare, e oggigiorno secondo me se devo comprare degli ombretti e spendere per 2 ombretti tanto quanto pago per comprare una palette con 10 colori, devono essere particolari, devono darmi quel qualcosa in più, perché insomma altrimenti veramente scelgo di prendere una palette con tanti colori all'interno per poter fare più trucchi. Invece se ne compro uno singolo deve essere veramente un colore che dico wow, fa la differenza. Questi invece secondo me non fanno la differenza, proprio perché sono troppo trasparentini. La cosa che mi piaceva del blush era che era pigmentato e che durava a lungo. Questi mi sembra che invece siano un po' all'opposto, sono poco pigmentati e non durano tantissimo, perché soprattutto quando vengono sfumati vedete che diventano quasi semi-trasparenti, e poi tutti e due tendono a spegnere un po' lo sguardo, come potete vedere. Non è che dici cavolo che belli occhi luminosi. Gli altri colori ovviamente non li ho provati, quindi non li posso giudicare. Tra questi due sicuramente il migliore è Willow Pop, anche se diciamo che una volta sfumato perde un po', è impossibile trovare questa intensità. Se fosse così come si vede qui sarebbe finissimo, perché è molto bello come colore. Questo invece non mi dice proprio niente. Negli altri colori so che ce n'è uno che sta andando tanto, perché è un color rosa con dei riflessi aranciati dorati,
che sono quei colori che anche se non sono proprio intensissimi danno comunque un bel riflesso all'occhio, quindi si possono anche utilizzare anche se non sono appunto super pigmentati. Questi invece che sono un po' più particolari, quando non sono pigmentati tendono a diventare un pochino tristi, secondo me. Ciao bellezze!